Quello che avete appena visto è il gattino che ho salvato. Voglio fare una premessa grossa quanto una casa. Non faccio questo video e non vi racconto questa cosa per vantarmi di quello che ho fatto, per mettermi in mostra o per far sì che le persone mi dicano: oddio, che bella azione che hai fatto, sei stata bravissima. Spero che questo sia chiaro, ragazzi. Quest'oggi vi racconto questo episodio che mi è accaduto, tra l'altro, esattamente una settimana fa, perché è stato lunedì scorso, per appunto raccontarvi la stranezza in cui poi le cose si sono svolte, tra virgolette. Adesso, se mi vedete, ragazzi, che vado un po' sparlando, tra virgolette, non so dove andare a sbattere la testa perché non mi sono scritta questo video, quindi sto andando a braccio, totalmente a braccio, e quindi magari non sarò tanto precisa quando parlo. Ebbene sì, ragazzi, direi sì, salvato la vita a questo gattino. Dico salvato la vita perché sicuramente se non lo avessi recuperato io da dov'era sarebbe morto lì. Avete potuto appunto constatare, ragazzi, dal video che era estremamente piccolo. Io non so dare, insomma, un'età ai gatti, tra virgolette, se li vedo, quindi sì, era estremamente piccolo, non aveva di sicuro pochissimi giorni, però avrà avuto, credo, al massimo un paio di settimane, ragazzi, quindi vi rendete conto che sì, era molto piccolo. Ben sappiamo che di solito i gattini stanno con la madre fino almeno a 2 mesi di vita, e quindi vi rendete conto che questo gattino così piccolo senza la madre sarebbe morto. Questo, insomma, penso sia matematico. Per questo dico che gli ho salvato la vita. Ebbene, partendo dal principio, ovviamente, domenica, ragazzi, domenica scorsa, lì ovviamente dove ero, insomma, a casa con la mia famiglia, c'era anche Rodrigo, perché sapete benissimo che queste 2 settimane sono state in Italia a casa della mia famiglia con Rodrigo perché aveva le ferie. Sono stati praticamente, ragazzi, tipo da domenica pomeriggio, credo, forse sarà stata tutta domenica, con questo miagolio, miagolio, miagolio. Si sentiva, ragazzi, continuamente il miagolio di questo gattino piccolissimo, e si capiva già dal miagolio che era piccolissimo. Per cui tutta domenica con questo miagolio, e si sentiva sto gattino, bla bla bla. Vabbè, quindi già, ragazzi, sentendolo così, insomma, tutto il giorno disperato, perché ovviamente miagolando cercava la mamma, già insomma stavo male, perché cioè si sentiva proprio che soffriva, capite, no? Quindi già stavo male. Poi vabbè, domenica sera poi siamo andati a cena tutti insieme, quindi tornati a casa di nuovo si sentiva questo miagolio disperato. E quindi già lì, insomma, Rodrigo mi ha guardato in faccia e mi ha detto: vuoi andare a vedere dov'è? Perché tra l'altro, ragazzi, giusto domenica sera aveva preso a fare freddo, diciamo, tra virgolette, comunque per le temperature calde che ci sono state fino a quel momento, e minacciava di piovere, quindi iniziava quasi a piovere. Per cui se già prima stavo male, alla sola idea che questa povera creatura potesse essere vittima appunto di pioggia e freddo, quindi stavo malissimo ancora di più. Il problema era che comunque già mia mamma tipo era andata a dormire, mia sorella era andata a dormire, era tardi comunque, per cui Rodrigo mi fa: vuoi andare a vedere dov'è, vuoi andarlo a prendere? E io gli faccio: vabbè, dai, no, perché comunque, ragazzi, non è casa mia, cioè tra virgolette è casa mia, perché ovviamente è casa della mia famiglia, però siccome pure mia mamma e mia sorella, insomma, lì in casa hanno già un gatto, ovviamente, cioè magari portare comunque all'una di notte questo gattino disperato che miagola in casa, insomma, sarebbe stato un po' un casino. Per cui vabbè, nella sofferenza più totale ci siamo messi a dormire. Che dirvi, se no, ragazzi, che ho dormito malissimo, quindi ho dormito pochissimo e malissimo, tra l'altro. Quando ci siamo svegliati la mattina, Rodrigo mi fa: senti, si sente ancora il miagolio. E allora lì l'ho guardato negli occhi e lui mi ha detto: dai, mettiti qualcosa che adesso scendiamo, andiamo a vedere dov'è. Quindi comunque Rodrigo, lo ringrazio, ovviamente non so se guarderà questo video, però comunque ci tengo a ringraziarlo perché mi ha accompagnata, se no sarei andata da sola comunque, in ogni caso. Quindi vabbè, siamo messi 2 cose addosso, insomma,
avverto mia mamma, dico: ma comunque senti sto gattino, andiamo a vedere perlomeno dov'è, perché non avevamo la minima idea di dove potesse essere. Quindi insomma, se fosse stato appunto nel circondario della casa ovviamente avremmo potuto prenderlo, però siccome già ragazzi al lato del palazzo dove viviamo già è proprietà di altre persone, quindi se fosse stato al di là tipo dei recinti eccetera non avremmo potuto prenderlo. Quindi ho detto andiamo a vedere almeno dove sta, se possiamo recuperarlo. Quindi una volta scesi ragazzi, seguendo il miagolio sempre disperatissimo di questo povero gattino, alla fine ci avviciniamo e Rodrigo mi fa: guarda che comunque deve essere per forza qua, perché il miagolio era vicinissimo. Dov'era ragazzi? Sotto il palazzo ci sono tutti i garage e l'uscita insomma dallo spiazzo dei garage è caratterizzata da una salita che ha un cancello alla fine ovviamente. Quindi il gattino ragazzi era nell'angolo al lato del cancello, non so se riesco a spiegarmi, dove c'era tra l'altro un cespuglio con tipo due rose, due tre rose, insomma c'erano anche delle spine lì, con un po' d'erba folta ovviamente sul pavimento tra virgolette. Quindi mi metto lì, insomma allargo per bene quest'erba, queste foglie, e non lo vedevo. Anche se l'attimo dopo, improvvisamente, questo gattino spunta, ragazzi, perché si era infilato in un buco che era sotto il cemento del pavimento. Quindi si era infilato là sotto, probabilmente per il freddo, per la pioggia. L'unico riparo che ha trovato era stato lì, per fortuna, perché probabilmente proprio per questo motivo che è riuscito a sopravvivere la notte, ragazzi. Me lo vedo sbucare da questo buco. Io ovviamente non appena l'ho visto, ragazzi, sono scoppiata a piangere. Adesso mi ridirete: Madonna santa, ma piangi sempre, sapete? Sono una persona estremamente sensibile, quindi non appena l'ho visto così piccolo, all'idea che fosse lì a patire il freddo e la pioggia, sono scoppiata a piangere. Rodrigo si è tolto la maglia e mi fa: dai mettilo qua dentro. Quindi l'ho preso, l'abbiamo messo nella maglia, quindi Rodrigo poi me l'ha lasciato a me per andarmi ad aprire il portone di casa ovviamente. E arriviamo su e io già sapevo ragazzi che la mia famiglia ovviamente non avrebbe potuto tenerlo, non avrebbe potuto prendersene cura neanche per un piccolo periodo, ragazzi, perché non solo abbiamo delle situazioni in casa che adesso non vi sto a spiegare, che comunque già rendono la vita un pochettino complicata, e in più comunque in casa già abbiamo un gatto lì, quindi umanamente sarebbe stato impossibile tenere quest'altro gattino. Poi tra l'altro così piccolo, ragazzi, ben sapete che bisogna prendersene estrema cura, insomma dargli da mangiare col biberon, fargli fare i bisognini perché non ne sono ancora capaci. Quindi io di mio ero conscia del fatto che la mia famiglia non avrebbe potuto tenerlo, però che facevamo? Lo lasciavamo lì, ragazzi? Quindi l'ho portato su e ho pensato fra me e me: magari si chiamano, lo so, un'associazione, il canile, ci sapranno dare insomma delle indicazioni dove poterlo lasciare, comunque a qualcuno che possa prendersene cura. Quindi arriviamo su, insomma mia mamma poi tra l'altro era incasinatissima perché aveva delle altre questioni da sbrigare, quindi proviamo a chiamare il canile, ragazzi. Ecco, da qui incomincia l'odissea, perché per questo che voglio parlarvi specialmente di questa storia, ragazzi, perché è stato assurdo quello che è successo, nel senso che non c'è stato, ragazzi, prima di tutto un cane, per modo di dire, quindi anzi preferisco dire non c'è stata una bestia umana, ragazzi, che sia andata a recuperare quella povera creatura da dove stava. Quindi se non ci fossimo andati noi probabilmente sarebbe morto lì, ecco perché vi dicevo, perché è stato tipo un giorno e mezzo intero, ragazzi, a piangere, a miagolare, e non c'è stata una bestia umana che sia andata a recuperarlo. Quindi già questo, ragazzi, mi provoca uno sdegno che potete lontanamente immaginare. Probabilmente il gattino, sicuramente, noi poi ci abbiamo riflettuto, ragazzi, il gattino è stato sicuramente abbandonato lì da qualcuno, non dalla madre, perché sì è vero, ci sono episodi in cui la madre abbandona un proprio piccolo, può succedere, ma questo magari succede quando già a pochissimi giorni, non quando già comunque ha aperto gli occhi, sapete, no? Quindi ha già 2 settimane o perlomeno, non lo so, però secondo noi, ragazzi, qualcuno avrà avuto, non lo so, il gatto di qualcuno avrà avuto dei piccoli e se ne sarà disfatto così, lasciandone uno da una parte, uno dall'altra, eccetera eccetera, perché tra l'altro il gattino aveva il pelo pulitissimo, quindi non è che era lì da così tanto tempo da avere, capite, il pelo sporco eccetera eccetera, aveva il pelo pulitissimo, comunque aveva anche una certa panciotta, quindi sembrava aver mangiato anche poco tempo prima, capite che vi voglio dire, per cui di sicuro qualche pezzo di merda lo avrà lasciato lì.
a morire. Quindi già questo non si augura il male a nessuno, ragazzi, ma spero che avrà gli incubi tutta la vita questa persona perseguitato, insomma, dei gattini che ha abbandonato. Secondo luogo, ragazzi, non c'è stato qualche altro pezzo di merda che si sia rotto le mani per andarlo a prendere. Quindi, chiuso questo primo argomento, ragazzi, è iniziata l'odissea per cercare un posto dove lasciare in buone mani questo gattino. Perché abbiamo chiamato due canili diversi ed entrambi ci hanno detto no, qua non lo potete portare. La procedura è che se qualcuno trova un gatto, che ne so, randagio, abbandonato, quello che è, dovete chiamare il comune o i vigili urbani che devono occuparsi della cosa, i quali poi chiameranno, che avevano detto, tipo la ASL o non so che cosa, ragazzi, un'altra associazione di animali, credo, una roba del genere, che poi verranno a prenderselo. Quindi, cioè, vi rendete conto già da questa cosa che vi ho detto, ragazzi, quanto sia assurdo il giro che una persona deve fare per poter lasciare a qualcuno un povero animale abbandonato in mezzo alla strada. Quindi già questo, ragazzi, sdegno assoluto, proprio senza parole. Va bene, allora io ho detto scusa, ma la volontaria da cui avete preso Kibo, che sarebbe la gatta, ragazzi, che ha la mia famiglia lì, ce l'avete il numero? Proviamo a chiamare lei, magari lo lasciamo a lei. Chiamiamo questa tipa, ragazzi, che è una volontaria, tra l'altro, quindi che comunque si prende la briga di occuparsi di queste cose. Abbiamo chiamato anche questa tizia che se ne è lavata le mani totalmente, ci ha detto la stessa identica cosa: rivolgetevi al comune, ai vigili, quello che cavolo è. Quindi niente, ci siamo ritrovati totalmente persi da questo punto di vista. Per cui dico, chiamiamo il comune, proviamo a chiamare i vigili. Ok, chiamiamo il comune, ragazzi, risponde il tipo del comune che dice va bene, vi passo i vigili. Perché? Rispondevano al telefono, secondo voi, ragazzi? Chiama e richiama, i vigili totalmente irreperibili. Per cui anche questo, se uno c'ha un'emergenza, si attacca direttamente a sta minchia. Allora dico, andiamo, siccome tanto il gattino l'avevamo messo poi in una scatola di scarpe con una copertina, dico, portiamolo lì, cioè andiamo direttamente in comune a vedere che si può fare. Arriviamo in comune, ragazzi, i vigili non c'erano. Chiediamo informazioni ad un altro dipendente del comune, ma sti vigili dove cavolo stanno? Sono usciti, non lo so che cavolo, chiama lei perché forse aveva un altro numero, non lo so, il numero privato forse del vigile. Il vigile fa sì, questione di mezz'ora e torniamo. Perché? Secondo voi, ragazzi, è tornato dopo mezz'ora? Abbiamo dovuto aspettare un'ora e mezza, la bellezza di un'ora e mezza con sta piccola creatura, tanto che eravamo andati, ragazzi, in farmacia a prendere una siringa, perché intanto mia mamma che aveva dovuto fare altre commissioni era andata a comprare del latte per gattini apposta, almeno per darglielo al momento, insomma, fin quando non avremmo trovato una soluzione. Quindi siamo andati in farmacia a comprare la siringa, ripassiamo in comune, finalmente il vigile era tornato. Va bene, entriamo a parlare col vigile e il vigile fa, io mo a questo che gli devo fa? Gli diciamo cosa c'era stato detto, che cioè avrebbe dovuto mettersi in contatto lui con la ASL veterinario, non so che cavolo, ragazzi, per farlo venire a prendere da qualcuno, che poi io dicevo chissà poi quando arriverà questo qualcuno, capite? Perché sapete, tempi biblici, no, eccetera. Quindi avevo pure il dubbio che venisse davvero qualcuno e chissà quando. Poi tra l'altro, vabbè, diceva prova a chiamare la, come l'aveva chiamato, vabbè, comunque, ragazzi, un servizio veterinario, una roba del genere. Prova a chiamare una, due, tre volte, non rispondevano nemmeno questi, ragazzi. Io intanto già stavo lì con la faccia tipo non è possibile. Alla fine questi rispondono e questo qua gli dice guarda, hanno trovato un gattino molto piccolo, che cosa dobbiamo fare, a chi, cioè, ci dobbiamo rivolgere, a chi lo dobbiamo lasciare. E il tizio, ragazzi, gli dice no, qua non lo prendiamo a meno che il gattino non sia malato o ferito. Per cui il vigile chiede al dottore, allora che cosa dobbiamo fare? Lo rimettiamo nella colonia felina, che poi tra l'altro quale colonia felina, ragazzi, perché lì sotto casa nostra non ci sono nemmeno gatti, se no tipo uno ogni tanto, quindi colonia felina un paio di palle, perché sto gattino è pure ovvio che la mamma non ce l'ha. Gli chiede, lo faccio rimettere nella colonia felina, e il tipo gli dice sì. Per cui, ragazzi, praticamente quello che il vigile ci ha detto, rimettetelo in strada. Se non lo potete tenere,
rimettetelo in strada. Per cui praticamente la logica di dove stiamo noi, perlomeno lì, ragazzi, adesso io non so nelle città più grandi, mi auguro che nelle città più grandi sti servizi funzionino meglio, sinceramente, cioè che ci siano posti dove magari puoi andare a lasciare un animale abbandonato che hai trovato, che non ti puoi tenere, me lo auguro, perché lì dove stiamo, ragazzi, questa cosa è veramente una merda, va bene? Perché la logica è questa: se trovi un animale per strada, te lo prendi ma non te lo puoi tenere, allora devi abbandonarlo di nuovo, cioè devi rilasciarlo in strada praticamente a se stesso, a morire, va bene? Quindi praticamente io con questa piccola creaturina che mi stava in una mano, mi hanno detto praticamente di riabbandonarlo lì, quindi di condannarlo a morte certa. Cioè non è che uno dice, comunque il gatto già un po' più grande magari è capace di procacciarsi del cibo, capite che vi voglio dire? Che in ogni caso sarebbe assurdo, perché cioè non posso io prendere un animale abbandonato, cioè, e rimetterlo in strada, ragazzi, è assurdo, capite? Quindi tra l'altro questo, che non è nemmeno capace di bere dell'acqua da solo, per dire, o bere il latte da solo, mi stai dicendo praticamente di condannarlo a morte certa. Capite perché vi sto raccontando questa cosa, ragazzi? Perché è stata una cosa veramente allucinante, una cosa allucinante. Siamo tornati a casa con le pive nel sacco, senza parole e senza sapere cosa fare, ragazzi, perché va a finire che se ti vede qualcuno, poi tra l'altro mettiamo il caso allucinante che uno dice, oh, io con questo non posso tenerlo, non posso farci niente, lo rimetto magari lì nella campagna, non lo so quello che è, va a finire che se ti vede pure qualcuno ti denuncia pure per abbandono di animale. Cioè capite che è una cosa assurda, cioè il concetto in sé è veramente assurdo, cioè non ha senso, ragazzi, non ha senso tutto questo. Quindi torniamo a casa disperati, senza sapere cosa fare. Intanto ho provato a dargli un pochettino di latte con la siringa, che tra l'altro non ci sono neanche tanto riuscita, ragazzi, il primo momento, perlomeno, perché il gattino purtroppo poverino si agitava, ovviamente era spaventato, e evidentemente era destino, ragazzi, che dovesse andare così. Grazie al cielo, oserei dire, c'è una signora, ragazzi, che viene spesso a casa nostra la mattina, ovviamente, quindi secondo me era proprio destino che dovesse andare così la cosa. Quindi questa signora, insomma, è arrivata poco dopo che siamo rientrati, e niente, le raccontiamo un attimo la storia, come sono andate le cose. Lei lo vede e dice, oddio, e pensare che... E dice, io lo volevo un gattino, insomma, volevo riprendere un gatto da tenere in giardino, sapete, magari tipo per i serpenti, i topolini, queste cose qua. E dice, oddio, madonna, quanto è piccolo, insomma. Poi lo prende lei, riesce a dargli da mangiare, per fortuna, un pochettino, però all'inizio, insomma, sembrava non volerselo tenere. Poi vabbè, praticamente passato un po' di tempo, lei fa, vabbè, sai che, ma sì, me lo riporto, perché pure noi stiamo dicendo, non sappiamo adesso che cosa fare, insomma, cosa farne, cioè non sapevamo, insomma, ci ha visti anche totalmente persi. Fa, vabbè, dai, allora io me lo riporto, ci provo, insomma, vediamo se comunque sopravvive, ragazzi, perché ovviamente quando sono così piccoli non è detto, purtroppo, senza la mamma, che riescano a sopravvivere, perlomeno a lungo magari. Destino ha voluto alla fine che questo gattino se lo prendesse questa carissima signora, che io ancora ringrazio veramente nell'anima, ragazzi, perché è stata veramente la salvatrice del gattino e della situazione stessa. E quindi poi è rimpassata, insomma, poco dopo a portarselo via. Quindi le abbiamo lasciato ovviamente anche la bottiglietta del latte per gattini, insomma, e tutto il resto. Quindi state tranquilli, ragazzi, perché per fortuna il gattino è in ottime mani. Questa signora poi, ragazzi, è veramente buonissima, cioè veramente si vedeva proprio, insomma, che con gli animali ci sa fare, tra l'altro, eccetera. Quindi da questo punto di vista state tranquilli, perché il gattino è in ottime mani. Poi ovviamente all'inizio aveva detto che l'avrebbe messo subito in giardino, però poi ovviamente vedendolo così piccolo, ragazzi, comunque il gattino deve stare al caldo, sapete, quindi ha deciso di tenerlo in casa perlomeno fino a quando non sarà abbastanza grande, ovviamente, da essere forte, insomma, ecco. E quindi questa storia, per fortuna, ragazzi, ha avuto un lieto fine. Lei ancora oggi, insomma, comunque ci informa ovviamente sullo stato di salute del gattino, dice che mangia tanto, che sta bene, lei ovviamente se ne prende cura da tutti i punti di vista. Quindi insomma, io sono stata felicissima, ragazzi, di come sia andata a finire questa storia, perché se no veramente, ragazzi, non so come sarebbero andate le cose. Evidentemente dovevano andare così, evidentemente dovevo trovare questo gattino, dovevo salvargli la vita, e evidentemente questa signora doveva decidere di portarlo con sé. E che dire, io ci tenevo tanto a raccontarvi questa storia, ragazzi. So che tanti di voi già sono sensibili a queste cose, agli animali, eccetera eccetera, sono sensibili a fare buone azioni, ecco. Però vi prego, ragazzi, non dobbiamo essere indifferenti,
Perché questo povero gattino, ragazzi, vi ripeto, è stato lì a miagolare disperato tipo un giorno e mezzo e non c'è stata una bestia umana che abbia mosso un dito per andarlo a prendere. E questa forse è la cosa che mi ha fatto più male, perlomeno la prima cosa che mi ha fatto così male, l'idea che questa povera creatura non sia stata salvata da nessuno, capite? Cioè, io dicevo a mia sorella, tipo comunque pure a Rodrigo, se fosse stato un neonato, ragazzi, se fosse stato un neonato a piangere lì anche solo 2 minuti, sapete già polizia, ambulanze, tutte le persone, oddio, poverino, abbandonato, eccetera. E gli animali no? Non se lo meritano. Quindi questo povero gattino così piccolo, indifeso, non se lo meritava di essere salvato, no? Perché giustamente gli animali non sono allo stesso livello degli esseri umani. Ma col cazzo, ragazzi. Per cui non siamo indifferenti. Adesso alle questioni degli animali, ma come a qualsiasi cosa, ragazzi. L'indifferenza è una brutta bestia. Per cui, per favore, non siamo indifferenti. E poi il resto, ragazzi, voleva essere anche un po' di denuncia, insomma, per l'insensibilità delle persone con cui abbiamo avuto a che fare. Voleva essere di denuncia, ragazzi, perché non può funzionare così. Per cui, ragazzi, io vi chiedo scusa se questo video è durato così tanto, però ovviamente ci tenevo a raccontarvi tutto, ci tenevo a farvi sapere che il gattino è in ottime mani, che sta bene e che io sono felice di quello che ho fatto. E dovremmo essere più sensibili a certe cose, specialmente il sistema, ragazzi, perché sì, ci sono tanti animalisti, eccetera, però secondo me si fa ancora troppo poco per questi poveri animali. Se io e Rodrigo fossimo già andati a vivere lì, me lo sarei tenuto io sicuramente, ragazzi, perché non mi dimenticherò mai gli occhietti di quel gattino. Cioè, era proprio l'amore in terra, ragazzi. Per cui cerchiamo di essere più sensibili, il sistema dovrebbe essere più sensibile. Mi auguro che col tempo le cose possano cambiare. Se qualche volta, ragazzi, vi è successa una cosa simile, io vi prego di raccontarla qui in commento, perché voglio che questo video serva a condividere storie simili per sensibilizzare, ecco, un pochettino di più. Specialmente per questo ho fatto questo video. Quindi io vi ringrazio dal profondo dell'anima per aver guardato il video fino alla fine, per chi ci fosse arrivato. Vi ringrazio per i commenti che scriverete e vi ringrazio comunque per tutto il sostegno che già mi avete dimostrato su Instagram, perché appunto ho raccontato questa storia il giorno stesso su Instagram. Siete stati veramente tutti gentilissimi e vi ringrazio davvero col cuore per il sostegno che mi avete dimostrato. Quindi grazie a tutti, ragazzi, questo video termina qui. Un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao!